Tu non puoi rimanere qui. Non puoi rimanere qui. A me? Ah, mi scusi, allora era protetto il tavolo. Ecco perché mi hanno portato a andare, io non lo sapevo. Mi scusi, me ne vado da un'altra parte. Ma cosa fai? Scherzi, dai, vieni con me. E dove andiamo? Io devo mangiare la matriciana, 2 ore che l'ho ordinata. Ma tu non sei pugliese? Sono pugliese, sì. Come ha fatto ad accorgersene? Presto, fa 113. Dai, sì. Su, forza. Sì, ma sì. Aspetta. Sì, vabbè, ma... Boh. Non si può spegnere sto coso, è ossessionante. Ah. Parlo io con la polizia, sono una giornalista. Aranciata o limonata? Chi è questa pazza manesca? Signorina, la prego, non mi faccia niente di male. Faccia tutto quello che vuole. Che c'è? Quei cornuti stavano avvertendo la polizia. Andiamo. Per 4 peperoni fetende e piccanti. Che si credevano che non pagavo io? Mi lasci pagare? Ah, capisco. A modo tuo sei onesto. Non ti piace rubare ai poveretti, eh? Ecco. E che fa pagare? Queste basteranno, no? Vabbè, la prossima volta. Su, la vorrei. Madonna, sei di coroneta. Ce l'hai la macchina. Attenti, c'è la guanzone, chiedi. Ma che cazzo c'è da gridare? Questo ogni volta che mi vede grido. Non dire, madre, ma che mi strozzo. Non c'è bisogno di correre così. Dov'è la signorina? Tua macchina? Eccola qua. Ma no, questa è troppo lenta. Prendiamo la mia, che è più veloce. Sì, sì. Bisogna seminarli prima che facciano i blocchi stradali. Ma quali blocchi stradali, scusi? Ma non lo sai che è iniziata la caccia al pugliese? Ah, sì. È possibile che non capì che qualcosa non filava, che doveva trattarsi di un altro pugliese. In realtà, signor giudice, io pensavo veramente a una persecuzione verso di noi pugliesi. Sa, una cosa razziale, perché. Noi meridionali non siamo ben visti da Gallarate in giù, ha capito? Ma non era rosso? Sì, perché? Non avrai mica paura. No, no. Dobbiamo far perdere le tracce. Ma che sorpassa sulla destra? Beh, sì. Beh, certo. Non ti preoccupare, te lo garantisco io che non ci prenderanno. No. Però comincio a preoccuparmi. Ehi, aspetta, non tirarlo fuori adesso. No, che tirare. Madonna santissima, lo spirito del fuoco, aiutami tu. È così che lo chiami, il tuo sputafuoco, eh? Di che calibro è? Eh? Canna lunga o canna corta, com'è? Insomma, diciamo che è canna regolare, ecco. Fino adesso nessuno si è mai lamentata. Madonna, Carmine! Ma non posso. Attenzione che qua c'è la precedente, vieni adesso! Ma che succede? E niente, le guardo le spalle. Che è la peccato il ciclista? Io lo guardo alla spalla, eh? Sicuro che fosse Matteo Pugliese? Certissimo, tale quale alla foto della Tibbia. E non sapete da che parte siamo? Come vuole che lo sappia? La ragazza che era con lui ci ha aggrediti e poi i due sono scappati insieme. Una macchina. E di che colore era la macchina? Ma che cosa dice? Lo so io che macchina era. Era una Panda celeste. La targa, l'hai letta la targa? Se lo prendete poi me la date la taglia. E certo, certo. Dimmi. Sì, Roma Z1-8409. Dai, presto, vieni fuori, adesso non c'è più pericolo. Ah. Su, dai, fai presto. Madonna, per te è scritto io che lo vado a cercare. Ma hai avuto paura? Io? Che paura? Ma che... Tirati su, non c'è nessuno, ti ho detto. Su, cammina, dai, l'artrosi alle ginocchia. Dove mi sta portando, scusa? A casa. E non c'è nessuno? No, nessuno. Ma cosa è successo? Un calabrone. Io soffro di estasi sinfonia al cuore.